Ciao a tutte e benvenute nel mio canale YouTube. Oggi nuovo video e nuova recensione, e il prodotto di cui vi voglio parlare è il fondotinta di Giorgio Armani, il fondotinta Luminous Silk Perfect Glow, è diciamo il fondotinta più amato di sempre. È il fondotinta che, come dire, è adatto a tutte quelle donne che vogliono avere una pelle super luminosa e super naturale. Abbiamo visto che va tanto di moda in questo periodo avere una base viso perfettamente luminosa, ma soprattutto molto naturale, no? Non so se avete visto anche Jennifer Lopez a Venezia ha sfoggiato una pelle, vabbè, lei è sempre molto molto truccata, voglio dire, i suoi truccatori sono bravissimi perché la fanno apparire quasi al naturale, invece sotto c'è un dietro, c'è un grandissimo lavoro, però comunque lei ha messo in commercio la sua linea J.Lo Beauty, una linea di creme super super luminose, ma sono, vi assicuro che sono fantastiche, sono creme assolutamente morbidissime, idratanti, però quando si mettono sul viso, sulla pelle, insomma, sono una sorta di gel che creano una doppia pelle, quindi una sorta di gel che si appiccica bene sulla pelle e la rende assolutamente naturale, luminosissima. E anche se poi ci mettiamo sopra il fondotinta, comunque la pelle resta sempre naturale, il fondotinta non assorbe la crema e quindi oggi va di moda questo stile di pelle, lo vediamo nelle copertine dei giornali, l'abbiamo visto a Venezia, insomma lo vediamo un po' in tutte le passerelle. Ecco, e diciamo che Giorgio Armani con questo fondotinta, che comunque c'è già da un po' di tempo in commercio, ha capito perfettamente ciò che va in questo periodo, ciò che le donne vogliono, insomma, una pelle sì truccata, ma naturale e super luminosa. E quindi questo è un fondotinta amatissimo. È un po' caro, ecco sì, perché costa 45 euro, ci sono solo 30, se non sbaglio, ml di prodotto. La confezione è assolutamente in vetro, sì, in vetro, però comunque è un fondotinta validissimo. Cosa vi volevo dire? È un fondotinta liquido, ma al tatto è setoso. Ed è questa peculiarità alla fine che fa in modo che la pelle sia assolutamente naturale e poi comunque ci sono dei pigmenti all'interno che danno poi un tocco di luminosità. La formula è assolutamente leggera, assolutissimamente leggera, facilissima da applicare e secondo me copre abbastanza, devo dire di sì. Io, come sapete, non sono amante dei fondotinta super super coprenti, quindi mi aspettavo che, essendo liquido, coprisse un po' meno, invece no. Vi assicuro che copre il giusto, ecco, non fa assolutamente l'effetto maschera. Ragion per cui, insomma, voglio dire, se deve raggiungere l'obiettivo, che sarebbe quello di rendere una pelle al naturale e luminosa, voglio dire, ecco, non dovrebbe assolutamente fare l'effetto maschera e in effetti è proprio così. Come vi dicevo, ha un prezzo di 45 euro, ma capita qualche volta magari che potreste trovarlo anche in offerta, dipende dai periodi. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere nella mano, ed è così. Inoltre, vi volevo dire che non secca assolutamente la pelle, no? E va benissimo anche per chi ha la pelle mista o grassa, l'importante è usare chiaramente la cipria. Se avete la pelle molto secca come me, nel periodo invernale io vi posso consigliare di non usare la cipria, anche se le makeup artist dicono no, la cipria è importante perché tiene comunque il trucco. Sì, è chiaro, è assolutamente vero. Ma per un soggetto come me che ha una pelle assolutamente secca, non fa altro che seccarla ancora di più. E comunque, avendo la pelle secca, io non ho problemi di fondotinta che va in giro, perché comunque si fissa. Fondotinta va a passeggio, tra virgolette, se la pelle è molto grassa e quindi ha bisogno di
comunque di qualcosa che possa bloccare. Ecco, quindi io personalmente la cipria non la uso, ma non la uso neanche d'estate, eppure qui a Cagliari fa veramente tanto caldo, io non lo uso mai, anche perché d'estate il fondotinta evito di metterlo. E niente, e questo è quanto. Il fondotinta è assolutamente piacevole, non so se potete vedere, una volta che poi si asciuga, comunque resta sempre morbida la pelle, non si secca e poi è super luminoso. E niente ragazze, questa è una mia piccola recensione, un mio parere assolutamente personale, spero che anche questo video vi sia piaciuto, se vi va potete iscrivervi al mio canale, seguirmi su Instagram e magari leggere il mio blog valentinafashionbeauty.com. E niente, grazie, alla prossima, ciao!